Scusa Sabina, sai che la camera che ti... Grazie, grazie Isabella, grazie a tutti. Sì, io rappresento qui il Dipartimento della Funzione Pubblica che, interpellato da Cittadinanza Attiva, aveva dato disponibilità piena a ospitare questo evento anche fisicamente al Dipartimento, cosa che poi per motivi organizzativi, anche in vista dell'importante partecipazione di relatori anche esterni che non avrebbero potuto comunque raggiungere la sede, abbiamo deciso. Questo è un po', come dire, un principio di inclusione che ci costringe più e più e sempre di più a lavorare online, avvalendoci delle tecnologie. Ci sono dei pro e dei contro, ma sicuramente ci sono dei pro. Infatti, il processo di co-creazione del Quinto NAP, che, come ha ricordato Isabella Mori, sta per chiudersi al 31 dicembre, è stato co-creato e avviato nel marzo del 2022. E che io rappresento come punto di contatto nazionale per il governo aperto, quindi diciamo il mio ruolo dentro il Dipartimento della Funzione Pubblica è di agire questa veste di facilitatore istituzionale che il Dipartimento della Funzione Pubblica da anni ha voluto assolvere, supportando tutti gli attori, sia pubblici che privati, in particolare della società civile organizzata, interessati ad attuare le politiche di governo aperto, ad attuarne i principi, dal 2011 si sono attivati. Ecco, abbiamo già una storia di più di un decennio, e questo ci ha portato con fatica ma con progressione a essere capaci di attivare dei processi collaborativi veri e di integrare non soltanto nella definizione delle nostre impegni che sono contenuti nei piani nazionali per il governo aperto, ma anche addirittura di attuarli insieme. Questo di oggi è un esempio di questa formula che noi abbiamo abbracciato, che vede appunto non soltanto forme di consultazione delle amministrazioni pubbliche nei confronti della società civile, ma una vera e propria, diciamo, modo di collaborazione. L'hub della partecipazione costituisce, che è stato già citato da Isabella, costituisce uno dei prodotti più, come dire, più avanzati che con questo Quinto NAP abbiamo voluto co-creare insieme alla società civile, come PA coinvolte, nel definire un percorso proprio di definizione in comune del design di questo hub e di lancio. È stato lanciato nel maggio di quest'anno dal nostro vertice politico, dal ministro Zangrillo, in occasione della settimana dell'amministrazione aperta. Come ha ricordato Isabella, comprende una comunità di pratiche che si è articolata in diverse aree di lavoro. Ma io voglio ricordare che il tema del dibattito pubblico, quindi della qualità della partecipazione per le opere pubbliche, è stato al centro dell'interesse della nostra community per il governo aperto fin dal 2021. Tant'è vero che nel 2022, quando abbiamo avviato il Quinto NAP, nell'area di azione della partecipazione, non c'è bisogno che lo dico a voi che siete tutti esperti, ma comunque voglio sottolineare che la partecipazione pubblica costituisce la colonna dorsale di ogni politica di governo aperto, quindi per noi è un'area di azione trasversale molto molto importante che dobbiamo continuare a sostenere, a promuovere, pur appartenendo ad un paese dove esistono delle esperienze anche avanzate di partecipazione. E voglio dire appunto che in origine, nel marzo del 2022, si decise di collaborare sia a promuovere la politica del dibattito pubblico, che era anche, come dire, emersa in maniera più significativa nel paese, anche in ragione delle scelte operate all'interno del PNRR, e accanto a questo l'hub della partecipazione. Quindi oggi sono felice, due volte perché, queste due iniziative, questi due impegni che sono stati portati avanti nel biennio hanno entrambi prodotto degli avanzamenti importanti. Oggi l'area di azione delle opere pubbliche è una delle aree di lavoro della comunità di pratica dell'Hub Partecipazione Pubblica, un hub che ha l'ambizione di mettere insieme tutte le energie, tutte le risorse, tutte le esperienze che nel nostro paese si sono realizzate e si stanno realizzando intorno al tema della partecipazione, con una vocazione anche internazionale, guardando a quello che fa l'Europa. E sono felice che oggi fra i relatori ci sia anche una rappresentante di una politica di partecipazione inclusiva verso i cittadini europei che la stessa Commissione europea sta attuando da tempo. Quindi, insomma, sono molto contenta di questo evento. Credo che sia un interesse di molti dei nostri attori che stanno dentro la community di OGP, anche se magari oggi non saranno tutti presenti, ma sicuramente avremo la capacità poi di fare ricaduta di quello che verrà detto oggi e di tutto quello che verrà presentato come risultato di un percorso di lavoro che è durato quasi 2 anni.
Con questo, Isabella, io lascio di nuovo a te la parola e sono in attesa di conoscere di più di questo terreno che non è, diciamo, un terreno che frequento molto professionalmente, ma che ritengo molto importante sotto il profilo delle iniziative di governo aperto. Prego. Grazie Sabina, grazie anche per essere stata e aver detto tante cose in poco tempo, aver rispettato i tempi. Sì, alcune informazioni pratiche per tutti i nostri relatori. Abbiamo un tempo di 5-10 minuti a disposizione. C'è una chat che i partecipanti al seminario possono utilizzare in modo tale da sottoporci delle domande, che poi verranno sottoposte ai nostri relatori alla fine dell'evento e quindi potete comunque farci avere le vostre domande. Come vi dicevo, oggi è una giornata molto importante perché le associazioni che hanno fatto parte del team sul dibattito pubblico del Quinto NAP oggi ufficialmente in qualche modo tirano le somme dell'attività svolta sul tema del dibattito pubblico, un'attività diciamo che ha abbracciato e partecipazione chiaramente, perché è evidente che il tema del dibattito pubblico è fortemente connesso al tema della partecipazione, un tema che a tutti noi è particolarmente caro. E dicevo, per noi è una giornata importante perché in qualche modo tiriamo le somme del lavoro fin qui svolto, ma con l'obiettivo e le prospettive future di continuarlo appunto nell'area di lavoro del Lab. Perciò dare anche un seguito a quelle che sono state le attività che abbiamo portato avanti. Lasciatemi citare quelle che sono le organizzazioni che hanno promosso insieme a Cittadinanza Attiva, che in questo momento storico diciamo coordina l'area di lavoro del Lab, ma in futuro potrà essere un'altra associazione. Abbiamo comunque l'idea, e questo seminario ne è il frutto, di collaborare tutti molto insieme. Oltre a Cittadinanza Attiva, appunto, fanno parte del team ActionAid, IP2, Argomenti 2000, Fondata, Forum di Seguaglianza e Diversità, IAF e l'Osservatorio Civico PNRR, con le più di 53 associazioni che aderiscono all'osservatorio. E come osservatorio, in questo momento fatemi parlare nella doppia veste, sia di Cittadinanza Attiva che di osservatorio, abbiamo anche promosso tante attività, sia politiche, che specifiche sul tema del dibattito pubblico insieme alle altre associazioni, ma non voglio anticipare perché i colleghi poi nella seconda parte del seminario, ce ne parleranno in, maniera più approfondita. Quindi, oggi, questa giornata si svilupperà in due blocchi. Il primo blocco è quello degli interventi di contesto che ci introducono appunto ai temi dei processi partecipativi e del dibattito pubblico, e poi vi sarà una tavola rotonda nella quale invece daremo più conto delle attività fin qui svolte. Io diciamo però chiedo la cortesia sia al dottor Fontanili che al professor Moro di dare subito la parola alla dottoressa Angela Guaimares Pereira, perché ci deve lasciare e ci teneva tuttavia ad essere con noi oggi. Quindi, oltre che ringraziarla moltissimo, le do la parola, e la dottoressa è responsabile del Centro di Competenza per la Democrazia Partecipativa e Deliberativa della Commissione Europea, che è un hub che offre a tutti gli interessati servizi, orientamenti e strumenti per sostenere lo sviluppo di politiche socialmente solide attraverso pratiche di coinvolgimento dei cittadini. Quindi direi che è al posto giusto, nel momento giusto, e quindi le do la parola. Buon pomeriggio e prima di tutto vi ringrazio tantissimo di avermi invitato a questo evento e di poter condividere alcune idee e anche
diciamo quello che fa questo centro. Voglio dire che oggi è un giorno molto importante in tutta la mia carriera, perché oggi sarà adottata dalla Commissione europea una legislazione nell'ambito della difesa della democrazia. Io pensavo di arrivare che fosse già adottato una raccomandazione dentro di questo pacchetto che riguarda la partecipazione dei cittadini. E come dicevo, per me che questo adesso sia messo in legislazione, quindi una raccomandazione ai stati membri di condurre partecipazione pubblica quando si tratta di disegnare o di sviluppare politiche pubbliche, è un grande passo avanti. E ci fa molto felici a questo centro di competenze. Allora, questo centro di competenze è all'interno della Commissione europea. È un centro che nacque nel 2021, però diciamo, è stata diciamo, una mossa di consolidazione di più di quasi 30 anni di lavoro in questo campo. Noi come centro della democrazia partecipata e deliberativa. Lavoriamo su cinque pilastri, che sono grandi cinque contenitori diciamo che lavorano insieme per l'ambizione del centro. E l'ambizione principale di questo centro è l'integrazione di pratiche partecipative e deliberative nei servizi della Commissione, sostenendo al tempo stesso anche lo sviluppo di queste capacità negli Stati membri. Quindi noi siamo molto impegnati a sviluppare una cultura interna e anche le competenze che permettono ai colleghi di altri servizi della Commissione europea di poter condurre o almeno sollecitare partecipazioni pubbliche nelle politiche che la Commissione forma. Forse sapete della conferenza del futuro dell'Europa che è stata condotta tra il 2021 e il 2022, in cui la Commissione ha organizzato sia partecipazione pubblica online, questo è stato durante i tempi di Covid, quindi è stato molto importante questo spazio online, ma anche dei paneli che si chiamano appunto paneli di cittadini che si sono realizzati per discutere in modo, diciamo, paneuropeo, perché c'erano cittadini di tutti gli stati membri, sulle politiche della Commissione. E questo è avvenuto perché il mandato della Commissione, di questa Commissione, aveva come priorità o come una delle priorità precisamente innovazione su democrazia. E quindi dopo di questa conferenza sul futuro dell'Europa, le cose anche si sono, diciamo, facilitate per la nostra ambizione, per il nostro lavoro. E quindi in questi, come dicevo, il centro poggia su cinque pilastri. Uno è guidare i servizi della Commissione, l'altro è creare rete. Noi abbiamo una comunità di pratiche che è stata istituita tra l'altro prima del centro, nel 2018, che conta con più di 1.000 membri attivi in
nell'Europa, ma anche oltre l'Europa, con i quali regolarmente organizziamo degli eventi. Abbiamo un festival ogni 18 mesi. Il prossimo festival è a Bruxelles nel giugno di 2024. Abbiamo chiaramente anche un portale dove abbiamo delle risorse, abbiamo dei basi dati, per esempio, di organizzazione che conducono partecipazione pubblica, ma anche basi di dati di progetti a livello a tutti i livelli, quindi a livello locale, regionale, eccetera, chiunque vuole inserire il suo progetto in questa base di dati può farlo. E abbiamo anche un grosso, diciamo, grossa parte del nostro lavoro è ricerca in questo campo. Per esempio, una delle cose che stiamo ricercando in questo momento è come lo spazio pubblico favorisce o no le pratiche democratiche. Infatti siamo molto interessati a luoghi che non sono le istituzioni in cui si svolge partecipazione pubblica. Abbiamo questo motto che ci piace andare dove le persone vanno e quindi dove le persone già intervengono civicamente per cambiare dei problemi del loro interesse, e per questo motivo anche, per esempio, gestiamo un makerspace a Ispra, quindi vicino al Lago Maggiore, e collaboriamo con biblioteche e musei. Quindi noi inoltre anche, per esempio, abbiamo adesso un studio su impatti di partecipazioni pubbliche nelle politiche, nella formulazione di politiche. Quindi abbiamo questo tipo di dimensione che va, diciamo, oltre a semplicemente implementare partecipazione pubblica, ma però anche creando, come detto, creando competenze. Abbiamo varie trainings che facciamo regolarmente, creiamo rete, abbiamo una comunità di pratiche e realizziamo ricerche in vari campi. Non so se qualcuno vuole sapere qualcos'altro, finisco qui così. Grazie ancora dell'opportunità. Siamo noi che ringraziamo lei, dottoressa, veramente non potevamo che iniziare meglio con questa sua introduzione perché appunto ha arricchito ancora di più di informazioni su quelle che possono essere le diverse esperienze di partecipazione. Quindi assolutamente grazie e poi mi auguro che in futuro ci possa essere la possibilità di fare delle iniziative insieme, insomma. Noi come gruppo di lavoro, come area di lavoro, sicuramente ci prendiamo questo impegno a coinvolgervi anche in iniziative future e a mantenere un dialogo aperto. Quindi davvero grazie. Non so se ci sono domande rivolte alla dottoressa, chiedo di supportarmi, se a Fabio in particolare, al dottor Fabio Riva, non credo che ci siano domande rivolte in particolare. Benissimo. Allora andiamo avanti, io la ringrazio dottoressa davvero per il suo tempo. E allora adesso entriamo nella prima parte, quindi del seminario con le relazioni introduttive. Vi ricordo soltanto che in chat sono stati messi vari link per iscriversi all'hub della partecipazione, quindi chi volesse farlo può farlo direttamente. Da questa chat potete riprendere il link. Adesso io passo la parola al dottor Antonello Fontanili, che ha anche delle slide da condividere, che è il direttore di Union Trasporti. Union Trasporti è una società consortile delle Camere di Commercio.
per l'assistenza tecnica e progettuale nello sviluppo e coordinamento di attività rivolte all'implementazione di politiche in materia di infrastrutture, trasporti e logistica. E faccio queste piccole introduzioni perché abbiamo un pubblico variegato e quindi mi fa piacere introdurre in questo modo i nostri ospiti. Do a lei la parola, dottor Fontanini. Grazie dottoressa Mori, buonasera a tutti. Mi ha risparmiato anche un minuto della mia presentazione perché evito di autopresentarmi. Quindi, allora, io vado a condividere appunto le mie slide, magari datemi conferma che le vediate. Ok, allora, perfetto. Allora, brevemente, io quest'oggi appunto vi presenterò il risultato di un'attività, di uno studio che abbiamo realizzato con il supporto di Aventura Urbana, che conoscete meglio di me. Tra l'altro, infatti, è stata proprio Yolanda Romano, che conosco da diversi anni, e che mi ha coinvolto anche in questo webinar, e ho accettato molto volentieri appunto il vostro invito. Diciamo che appunto l'obiettivo dello studio, dell'iniziativa che abbiamo realizzato lo scorso anno, era quella di comprendere meglio la situazione proprio degli istituti partecipativi presenti nel nostro paese, e per questo motivo ci siamo affidati, a mio avviso, ai maggiori esperti, che sono proprio gli studiosi appunto di Aventura Urbana. E alla fin fine, quello che abbiamo realizzato è stato, da una parte, un quadro sintetico su finalità e obiettivi dei principali istituti di partecipazione presenti nella legislazione del nostro paese. Dopodiché, siamo entrati nel merito delle esperienze nazionali, appunto di dibattito pubblico degli ultimi tempi, per poi arrivare alla parte su cui mi concentrerò quest'oggi proprio per questione di tempo, ovvero il possibile ruolo delle camere di commercio nei dibattiti pubblici e quindi anche i possibili scenari di intervento in un futuro prossimo. In particolare, quindi, ecco, sulla prima parte, giusto due slide, anche perché, tra l'altro, se non sbaglio, il report completo è proprio pubblicato sul Lab Partecipazione, quindi disponibile a tutti. In particolare, è proprio un vademecum molto interessante, infatti utile anche a noi stessi. Quindi, si parla di dibattito pubblico, con la definizione del che cos'è, di andare a vedere anche i diversi soggetti coinvolti nel dibattito pubblico, quindi dalla Commissione Nazionale, ente aggiudicatore, il coordinatore del dibattito pubblico, che poi nelle interviste che sono state fatte ad alcuni presidenti e segretari generali delle Camere di Commercio emerge come uno degli elementi fondamentali per il successo proprio dei dibattiti pubblici. I partecipanti, quindi chiaramente la cittadinanza, gli stakeholder, gli enti locali e così via. E poi le varie fasi dello svolgimento del dibattito pubblico, con anche un focus sulle opere del PNRR e anche chiaramente sulla riforma del codice dei contratti pubblici, e quindi con questa nuova formulazione del dibattito, che come sapete ha forse ridimensionato un po' il ruolo di dibattito pubblico, però credo che sia in discussione anche questo aspetto. E poi comunque viene riportato anche brevemente, diciamo, cosa si intende per inchiesta pubblica. Tra i diversi esempi di esperienze di dibattito pubblico, qua vi riporto semplicemente le schede che sono contenute nel rapporto e quindi appunto vedete come per ogni dibattito pubblico realizzato viene riportato il periodo in cui è stato realizzato il dibattito, c'è il link del sito, la tipologia di procedimento, fase di progettazione, il costo dell'opera, il dossier conclusivo, i vari incontri pubblici e gli incontri tecnici. E quindi questi dibattiti che sono contenuti nel report hanno riguardato la diga foranea del porto di Genova, la circolazione ferroviaria di Trento, la strada a scorrimento veloce del Gargano, la linea tranviaria di Padova,
i lotti 1 e 2 del raddoppio ferroviario della linea Roma-Pescara, che appunto il governo, tra l'altro sono diverse opere contenute anche nel PNRR, quindi con un finanziamento proprio dedicato, la statale 1 Adriatica tratto Bari-Mola di Bari, la linea ferroviaria Salerno-Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, la linea ferroviaria, il raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara del lotto 2, la strada Gela Agrigento Castelvetrano, il nuovo stadio di Milano, quindi molto recente, è stato appunto realizzato lo scorso anno, e infine il dibattito pubblico sull'aeroporto di Firenze Peretola, la linea di Tortona Voghera, perché infatti poi l'avevamo aggiunta in ultimo. Quindi su questi aspetti appunto non mi sono dilungato proprio perché vorrei invece concentrarmi sulla parte dei bisogni e delle aspettative che sono emersi proprio dalle Camere di Commercio. In che modo sono emersi? Sono emersi anche in questo caso da un confronto, dall'ascolto proprio della voce dei protagonisti, ovvero è stato selezionato un campione di tra presidenti e segretari dei generali delle Camere di Commercio di quei territori che hanno avuto appunto nel proprio ambito uno dei dibattiti pubblici che avete visto. E quindi in particolare sono state sentite appunto le camere di Genova, di Alessandria, di Firenze, di Foggia e così via, per evidenziare, perché cercare di capire innanzitutto quale livello di conoscenza le stesse camere di commercio avessero sulle procedure di mediazione dei conflitti previste appunto dall'ordinamento nazionale, cercare di capire dagli intervistati quali fossero i punti di forza e di debolezza appunto di questi istituti e capire cercare di capire il motivo della scarsa partecipazione appunto delle Camere di Commercio. Infine, anche in prospettiva, vedere il ruolo delle Camere di Commercio e dei loro associati e soprattutto cercare di capire le potenzialità che questo ruolo potrà avere in futuro. In particolare sulla conoscenza, bisogna dire che soltanto appunto 2 tra i 10 referenti delle Camere di Commercio hanno dimostrato di conoscere queste procedure. Quindi diciamo ecco, c'è sicuramente un tema molto importante, soprattutto negli enti locali, ovvero della comunicazione, ovvero è fondamentale veramente comunicare tanto, insistere far capire a queste istituzioni l'importanza di uno strumento del genere in modo tale che poi le stesse istituzioni possano fare da cassa di risonanza. Però nel momento in cui non si conosce lo strumento è anche difficile poi appunto portare avanti certe esperienze. Poi ecco, sul tema dell'utilità e quindi individuando i punti di forza e di debolezza di questi istituti, ci sono stati 2 punti diversi, anche se diciamo uno, ovvero quello che ha dimostrato un grande apprezzamento e il riconoscimento della validità di questi strumenti, è stato pressoché quasi totale, nel senso che c'è stata soltanto una voce un po' fuori dal coro che ha evidenziato degli elementi, diciamo, critici di questi strumenti, che però poi vedrete le motivazioni, derivano forse dalla scarsa conoscenza. Quindi, a mio avviso, se si conoscesse meglio anche la persona che non era convinto dell'utilità di questo strumento, con una maggiore conoscenza invece dello strumento e anche delle tempistiche imposte dalla legge di questo strumento, avrebbe probabilmente risposto in maniera positiva. A livello generale, comunque, c'è sicuramente un diffuso sentimento di fiducia verso lo strumento. L'importanza del coinvolgimento, della condivisione, della compartecipazione nelle scelte progettuali come fattori assolutamente fondamentali, appunto, che preparano la cittadinanza a questi interventi di sviluppo infrastrutturale, fondamentale chiaramente nel quadro normativo e culturale, quindi la presenza di uno strumento di questo tipo. Chiaramente, ecco, il grado di efficacia del dibattito pubblico dipende in gran parte dal tipo di processo che viene strutturato e poi anche dalle modalità, con cui viene, condotto.
sicuramente appunto tavoli strutturati di confronto piuttosto che forme assembleari che poi rischiano poi di diventare, non so, delle arene con tifoseria a sfavore della singola opera. E quindi, se parliamo di modalità, la figura centrale del dibattito pubblico diventa il coordinatore, coordinatore che è veramente un soggetto chiave che riesce a coordinare, a cercare di concertare le decisioni che vengono prese appunto poi dalla cittadinanza. Come si diceva prima, la comunicazione è un elemento fondamentale che probabilmente va migliorato ulteriormente. Poi sono emerse altre questioni, tipo la questione meridionale, ovvero il qualche rappresentante del Mezzogiorno ha evidenziato che nel Mezzogiorno ci sono territori che hanno grande bisogno di questi processi, che però purtroppo appunto rischiano di essere ancora poco pronti perché non abituati. Quindi anche in questo caso è fondamentale iniziare a rendere anche questi territori più sensibili e quindi più fertili a queste tipologie appunto di strumenti. Poi fondamentale, ecco, le intenzioni del proponente. E quindi chiaramente è stato evidenziato quanto sia importante che lo stesso proponente, sia RFI, sia l'autorità portuale, sia ANAS, Autostrade, eccetera, però appunto deve istituire il dibattito pubblico non soltanto con lo scopo di informare, pensando già che tanto ciò che viene ascoltato, ciò che viene recepito dalla cittadinanza non inciderà sui propri obiettivi, ma bisogna proprio, come dire, impostare il tutto in maniera molto aperta affinché proprio si ascoltino le voci del territorio e quindi si possano recepire appunto tutte le indicazioni. Ecco, l'unica opinione negativa era molto relativa al tema del rischio di rallentare l'iter burocratico e autorizzativo, nel senso che è emerso da un territorio che sconta delle gravi, diciamo, un grave gap infrastrutturale, dove molte opere sono state promesse, poi sono state rallentate da diverse vicissitudini, e quindi la paura è che inserire anche il tema del dibattito pubblico possa aggiungere tempo poi al traguardo, quindi alla realizzazione dell'opera. Però, a mio avviso, veramente nel momento in cui si conosce meglio lo strumento, anche questa paura può appunto essere eliminata. Ultima cosa, appunto, il tema di quale contributo può essere dato dal sistema camerale. Allora, diciamo che negli ultimi anni, grazie anche un po' all'attività di Unitrasporti, il sistema camerale ha dimostrato di poter avere un ruolo importante sul tema del dibattito pubblico, nel senso che abbiamo realizzato un programma infrastrutture che è andato in giro per l'Italia e che ha individuato in questi libri bianchi sulle priorità infrastrutturali una serie di interventi necessari al territorio, ma non li abbiamo individuati in maniera desk facendo delle analisi, ma ascoltando proprio il territorio e quindi, come dire, creando una sorta di dibattito pubblico chiaramente aperto in particolare al mondo imprenditoriale, che è il mondo che sta dietro alle camere di commercio, però alla fin fine le opere individuate in questi documenti sono arrivati proprio dall'ascolto delle imprese, delle associazioni, delle istituzioni, in modo tale che veramente non ci possano essere più infrastrutture calate dall'alto come è avvenuto in passato e che hanno poi creato grossi problemi. E ancora, purtroppo, non è ancora completata la Torino-Lione, che è stato l'elemento classico, l'esempio dove, ecco, la presenza di un dibattito pubblico preventivo avrebbe sicuramente accorciato i tempi, a differenza di quanto è avvenuto. E quindi, alla fin fine, sicuramente ecco, anche il coinvolgere il sistema camerale, magari anche nella fase di progettazione del dibattito, potrebbe essere utile, perché comunque anche la conoscenza del territorio, dell'economia del territorio e di altri aspetti è un elemento molto importante.
quali azioni prendere e portare avanti? Sicuramente, appunto, realizzazione di momenti di confronto e informazione, che comunque sono quelli che sono alla base proprio dello strumento del dibattito pubblico, l'elaborazione condivisa di dossier e documenti, come appunto i libri bianchi a cui facevo riferimento in precedenza. Quindi le Camere di Commercio sono ben liete di mettere a disposizione anche questa documentazione. E poi, soprattutto, ecco, non devono essere, diciamo, pratiche una tantum, ma devono diventare pratiche continuative. Infatti, nel momento in cui abbiamo completato, diciamo, la prima fase del nostro programma infrastrutture, ho sempre evidenziato come lo stesso libro bianco che ogni regione in questo momento ha, l'abbiamo vista non come un punto d'arrivo, quindi come un obiettivo di risultato, ma come un punto di partenza, quindi un documento poi da aggiornare nel tempo e da mettere a disposizione chiaramente alla cittadinanza, alle imprese, per migliorare sempre di più appunto il territorio e le infrastrutture di cui hanno bisogno. Con questo concludo e vi ringrazio. Grazie, dottor Fontanili. Siamo noi che ringraziamo lei. Ha ben detto, questa relazione è presente nell'area di lavoro del Lab, quindi per chi volesse approfondire ulteriormente invito ad andarla a leggere e vorrei evidenziare solo qualche aspetto di ciò che ci ha dimostrato nei fatti il dottor Fontanili. Laddove lo strumento del dibattito pubblico è conosciuto, è diffuso, rappresenta davvero un potentissimo mezzo di partecipazione, di confronto, ma anche di gestione dei conflitti prima e di superamento dei conflitti. Noi come area di lavoro in corso d'opera abbiamo visto la modifica da un punto di vista normativo al dibattito pubblico, ma e chiaramente abbiamo anche fatto le nostre osservazioni, siamo usciti con un posizionamento, abbiamo fatto anche un convegno lo scorso giugno come Osservatorio Civico PNRR su questo, ma ciò non toglie che nonostante le modifiche lo strumento del dibattito pubblico può essere comunque utilizzato come uno strumento volontario. E laddove ne venga capita e compresa appieno l'importanza e la potenzialità, questo diciamo è utile a tutti, cittadini, proponenti, pubbliche amministrazioni. E anche noi nel nostro piccolo vogliamo diffondere la conoscenza di questo strumento, infatti tra i materiali del Lab ci sono anche delle pillole. Di cui poi ci parleranno più avanti i colleghi, che abbiamo proprio predisposto per far conoscere in maniera molto semplice i vari aspetti del dibattito pubblico. A questo punto io do la parola al professor Giovanni Moro, scusate un attimo soltanto. Eccomi, do la parola al professor Giovanni Moro, che appunto insegna sociologia politica all'Università La Sapienza di Roma, ma è anche scientific advisor di Fondata, Fondazione per la Cittadinanza Attiva, e tra le tante cose è autore di numerosi saggi sulla cittadinanza e la sua attività di ricerca comprende tra l'altro anche le politiche pubbliche. E quindi passo subito la parola a Giovanni Moro, che ha anche lui delle slide da condividere, quindi prego. Bene, buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio per questo invito, mi sentite? Sì. E un pochino piano, se fosse possibile alzare un po' il volume. Un pochino piano. Sì, non arriva molto forte la voce. Ma Sentiamo. adesso per caso è meglio? È No. È insomma, meglio? però comunque si sente, dai, cerchiamo di. Ora non c'è più il volume, tolto l'audio. Qualcosa per migliorare la situazione, ma Ecco, forse è un pochino meglio, dai, un pochino meglio. ok. Allora, bene, ringrazio per questo invito. E come è stato già detto, io non è che mi occupo di partecipazione in senso specifico, studio la cittadinanza e quindi una parte, naturalmente, una componente essenziale della cittadinanza democratica è la partecipazione, e una parte di questa componente partecipativa è quella di cui voi vi occupate, cioè quella che implica un'iniziativa delle amministrazioni. Inoltre, proprio perché
è un'iniziativa delle amministrazioni, cose come i dibattiti pubblici sono sicuramente delle policy o fanno parte di policy sulla partecipazione che quindi ad altro titolo studio. Io condivido a questo punto la mia presentazione che facciamo prima. Si vede. Sì, perfettamente. Magari se riesce a mettere in modalità presentazione. Ecco, a posto. Perfetto. Allora, lo scorso anno, vedete, agosto 2022, interessato a come funzionasse lo strumento di policy che chiamiamo dibattito pubblico, ho fatto uno studio, un'analisi dei sei dibattiti che erano stati realizzati e conclusi ad agosto 2022 nel contesto del PNRR, quattro specificamente del PNRR e due associati. E quindi diciamo è stato per me un'esperienza interessante perché, proprio perché esperienze sicuramente, adesso dico la mia valutazione, esperienze sicuramente molto positive dal punto di vista della gestione del processo, proprio perché molto positive fanno emergere dei nodi che secondo me meritano di essere presi in considerazione da chi come voi si occupa della implementazione della qualità di questi strumenti. Quindi ho fatto questa operazione che trovate peraltro in un articolo che è in Open Access pubblicato qualche mese fa dalla rivista del nostro dottorato in studi politici. Allora, preciso che quando parlo di democrazia partecipativa, io parlo in modo specifico della inclusione dei cittadini nella fase di definizione di norme, politiche e provvedimenti per iniziativa delle amministrazioni. Questo viene fatto in varie forme, come sapete meglio di me. Una di queste sono appunto i dibattiti pubblici, in questo senso possiamo considerare uno strumento di policy. Come è stato già accennato, i dibattiti pubblici si svolgono in un contesto in cui le prassi di democrazia partecipativa sono diffuse da anni nel nostro paese. Qui vedete alcuni dati che vengono dalla ricerca di Fondaca sulla cittadinanza in Italia, contenuta in un libro verso del 2022, La cittadinanza in Italia, una mappa, quindi a livello nazionale, regionale, locale, certo non possiamo dire che manchino pratiche di democrazia partecipativa promosse dalle amministrazioni a tutti i livelli. Sull'istituto del dibattito pubblico non mi soffermo perché sapete tutto. Invece volevo mettere l'accento, prima di riferire quello che ho analizzato, ricostruito grazie all'ottima documentazione su questi sei dibattiti pubblici. Come mi sembra che possiamo interpretare la logica che motiva, che muove l'uso dello strumento di policy del dibattito pubblico. Innanzitutto, nel dibattito pubblico viene messa in discussione una proposta, non viene messo in discussione se si debba dare luogo o no, ma è la logica appunto di questo esercizio, cioè che l'opzione zero venga esclusa. Il coinvolgimento dei cittadini avviene sulla base di tre criteri, quindi piena informazione sull'opera e sulle sue ragioni, effettiva inclusione di tutti quelli che desiderano partecipare, trasparenza, pubblicità completa sui contenuti della discussione, compresi quelli critici o contrari all'opera stessa. L'applicazione di questi tre criteri che ho appena menzionato garantisce, nella logica del dibattito pubblico come strumento di policy, la necessaria legittimazione all'opera stessa, come si dice anche con riferimento ad altri tipi di dinamiche di questo genere, fornisce la licenza sociale di operare, quella necessaria che si deve aggiungere alla licenza, diciamo, che si acquisisce alla Camera di Commercio, soltanto per intenderci.
E il conseguimento di questa legittimazione, di questa licenza sociale di operare, comporta come conseguenza il consenso della popolazione, alla realizzazione dell'opera. Il significato che, a mio parere, studiando la letteratura scientifica, utilizzando la letteratura scientifica, si può attribuire a questa operazione è quella che viene, definita nella letteratura scientifica con una parola impronunciabile praticamente. Throughput legittima, sì, legittimazione procedurale, diversa da altri tipi di legittimazione dell'azione pubblica, che si possono ottenere attraverso le elezioni o attraverso l'efficacia dell'azione. Quali sono i requisiti della legittimazione procedurale, che a mio parere è il significato dei dibattiti pubblici? Efficacia del processo, accountability dei decisori, trasparenza dell'informazione, inclusività e apertura nella consultazione degli stakeholder. Nei casi che ho analizzato, adesso rapidamente presento i termini essenziali, a me pare che questi requisiti siano stati pienamente rispettati e proprio questo ci permette di mettere in rilievo dei problemi che riguardano il funzionamento, l'uso di questo strumento di policy che sono i dibattiti pubblici. E quali sono i dibattiti analizzati? Sono quelli sostanzialmente già citati da chi mi ha preceduto. Quattro sono direttamente connessi al PNRR e due, diciamo, stati accorpati a quelli del PNRR, anche se con regole diverse sia per quanto riguarda i tempi di svolgimento, sia per quanto riguarda la possibilità di discutere varianti possibili, progetti alternativi per la stessa opera. Però ho ritenuto che fosse utile utilizzare anche questi, anche perché appunto erano tutti assai conclusi, la documentazione era ampia, sistematica, comune, comparabile, perché i dibattiti sono stati svolti con la stessa metodologia, quindi insomma un caso particolarmente favorevole per la ricerca. La procedura che è stata seguita, credo che tutti voi la conosciate, quindi non mi soffermo su questo, posso dire che è una procedura logica, trasparente, di massima apertura e inclusione, e per quello che ho potuto constatare dalla documentazione è stata pienamente seguita. E qualche caratteristica dei dibattiti, da questa e da qualche altro dato, il dottor Fontanelli potrà vedere che non c'è poi tutta questa mortale differenza tra il Mezzogiorno e il resto d'Italia. Qui vedete i numeri di incontri per ognuno dei dibattiti che si sono svolti, praticamente in media 12,8 incontri, hanno partecipato a questi incontri in media poco più di 700 persone, sono state rivolte e hanno avuto risposte in media 144 domande, e nel corso di questi incontri sono stati presentati 40,3 contributi scritti da parte degli attori coinvolti, sempre in media. I temi discussi potete immaginare quali siano stati, non ho il tempo di vederli, ma appunto potete così vedere qui, poi appunto l'articolo è a disposizione. Gli esiti, qui cominciamo a entrare in un punto che secondo me è importante. In questo caso, quando dico esiti, dico un feedback, cioè che sia stata data da parte del soggetto proponente una risposta sulle proposte, sulle richieste formulate nel corso del dibattito pubblico. Diciamo, la normativa prevede che poi sulla base del dibattito pubblico il promotore, il proponente dell'opera poi decida che cosa fare, utilizzando, rigettando, accogliendo le osservazioni, ma comunque esprimendosi in merito. Ma questo non risultava, almeno ad agosto 2022, quando ho fatto questa analisi, non c'erano informazioni sugli esiti dei dibattiti, anche perché la normativa non dà un tempo ai proponenti dell'opera per dare una risposta, dare un feedback sul contenuto
dei dibattiti, nei materiali ho colto delle dichiarazioni abbastanza generiche dei proponenti delle opere, salvo nel caso dell'opera ferroviaria su Trento, in cui FSI ha accettato le proposte formulate dall'amministrazione comunale. La partecipazione dei cittadini. Io mi sono occupato qui, mi occupo in generale preferibilmente di forme organizzate di azione collettiva, variamente con varie forme giuridiche, anche con nessuna forma giuridica. Qual è stata la presenza di queste forme di organizzazioni, iniziative civiche? Numero non è facile da dedurre, io ho contato solo quelle che risultava fossero stati presenti a questi dibattiti pubblici e avessero inviato dei contributi scritti. Questo è il numero per ognuno dei dibattiti pubblici che ho analizzato. E vediamo i contributi scritti inviati, che sono appunto tutti stati pubblicati nel sito del Ministero delle Infrastrutture. E vedete qui ho distinto contributi di singole persone, contributi di istituzioni pubbliche, contributi di altri soggetti, come per esempio studi di architetti o altre cose di questo genere, contributi di organizzazioni e iniziative civiche. Le vedete divisi per ognuno dei sei dibattiti. Poi sono andato ad analizzare questi contributi proposti da organizzazioni e iniziative civiche e ho cercato all'interno di queste proposte, ho enucleato osservazioni puntuali, proposte puntuali, cioè non prese di posizione generiche o generali. O proposte vaghe, ma osservazioni puntuali sui progetti presentati e proposte puntuali sui progetti presentati. Come potete vedere da questa tabella, in totale ho enucleato 144 osservazioni puntuali e 33 proposte puntuali nel senso alternative a soluzioni proposte contenute nel progetto in discussione. Questi contributi, proposte e osservazioni puntuali, mi pare che abbiano tre caratteristiche che ho messo in rilievo. La prima, la capacità di dare valore e utilizzare in modo pertinente e puntuale le proprie informazioni sul territorio. La seconda, una conoscenza tecnica adeguata a partecipare alla discussione. Conoscenza tecnica adeguata anche attraverso la mobilitazione di know-how specialistici quando serviva, però colpisce nei materiali messi a disposizione dal Ministero quante mappe ragionate, report fotografici, rendering, tabelle, grafici con elaborazione di dati, stime di tempo e denaro, elaborazione di soluzioni alternative sono presenti nei contributi delle forme organizzate di cittadinanza. E la terza caratteristica, contributi prevalentemente rivolti all'interesse generale, tutela o sviluppo del territorio interessato dalle opere, oppure tensione a far sì che la coperta corta, per coprire qualcosa, non scopra qualcos'altro, per esempio i beni ambientali, architettonici o i beni paesaggistici. Non ho trovato quella prevalenza di atteggiamenti egoistici, campanilistici o queste extreme voices di cui parla la ricerca scientifica nella maggior parte dei contributi che sono stati formalizzati da iniziative civiche. Spesso insieme si sono messi insieme per produrre questi contributi. Criticità. Io ho anche analizzato rilevato le criticità che emergevano. Dico subito, io non è che posso, non ho potuto, è impossibile verificare se queste criticità rispondessero alla realtà, però ritengo che sia significativo il fatto che siano state espresse. Oltretutto, ecco, questo è venuto a mancare, era previsto
nei questi progetti di realizzazione di dibattiti pubblici, anche delle analisi del sentiment delle persone che vi avevano partecipato, sarebbe stato utile avere la disponibilità dei risultati di queste analisi, che invece al momento in cui ho fatto questa operazione non erano disponibili. Criticità relative all'istituto del dibattito pubblico in sé. Molti di questi rilievi riguardano quindi la mancanza di poteri effettivi, che sono in realtà nelle mani della conferenza dei servizi, ma non in una logica, per quello che io posso, ho potuto capire, in una logica di volontà di codecisione da parte dei partecipanti, ma del fatto che la decisione fosse parte del processo e non una qualcosa che avveniva dopo il processo del dibattito pubblico. Critiche sono state rivolte all'Istituto per la esclusione dell'opzione zero, che tanto ritorna sempre, almeno per quello che io so, in questi casi, insomma, impossibile da eliminare del tutto, anche se il punto di partenza è proprio di non considerare l'opzione zero. E è stata rilevata l'assenza di soggetti rilevanti, in particolare il governo in questi dibattiti pubblici, i tempi ristretti, la mancanza di terzietà dei coordinatori. Questo è un altro argomento tipico, chi si occupa di queste cose sa che viene sollevato in questi casi. Criticità relative allo svolgimento dei dibattiti, scarsa attitudine all'ascolto, scarsa conoscenza della realtà da parte dei tecnici, scarsa trasparenza sul contenuto degli incontri riservati alle amministrazioni locali nel caso in cui fossero realizzati a parte, perché in altri casi, in molti casi erano invece parte degli incontri pubblici, documentazione insufficiente, non aggiornata o incomprensibile, tempi troppo ravvicinati delle comunicazioni sugli incontri, orari escludenti degli incontri, svolgimento del dibattito nel periodo delle feste di Natale. Ok, io naturalmente riporto queste criticità, non è che dico che si siano effettivamente verificate in modo generalizzato con l'intensità che viene rilevata, però non si può non tenere conto del fatto che questi temi vengono sollevati, perché il fatto che siano sollevati ha un significato. Per concludere, per quello che io ho potuto vedere, i dibattiti hanno pienamente soddisfatto i criteri della legittimazione procedurale che ricordavo all'inizio, della throughput legitimacy, cioè sono stati condotti nel pieno rispetto dei criteri indicati e la documentazione è assolutamente, diciamo, soddisfacente e accessibile a tutti, anche a me, appunto, che ho fatto questo esercizio. I dibattiti non sono un esercizio di tipo deliberativo, come pure ho letto in qualche relazione. I dibattiti pubblici, così come sono stati realizzati, sono un'esperienza di interlocuzione, non di deliberazione. Non c'è un processo di dialogo volto a trovare insieme una soluzione partendo da punti di vista differenti, come è la deliberazione, ma l'interlocuzione è una cosa importantissima. E il punto più importante, a mio parere, è che queste esperienze hanno fatto emergere una divergenza di visioni e di aspettative tra i promotori e i partecipanti. E lo si può notare spesso in questi dibattiti pubblici, forme di democrazia partecipativa. Ma qui, proprio perché sono stati gestiti nel modo migliore possibile, questo è più visibile. C'è una logica del processo, della legittimazione procedurale, c'è una logica del risultato, cioè i cittadini si chiedono che cosa è successo a seguito del dibattito, se l'impegno che hanno messo di tempo, di energie, eccetera, sia servito a qualcosa. Quindi una logica della procedura, una logica del risultato. Questa divergenza di visioni e di aspettative in questo tipo di esercizi, anche quando, come in questo caso, sono gestiti nel modo migliore, emerge ed è un tema che deve essere, a mio parere, preso seriamente in considerazione, perché ci sono dei rischi evidenti. Uno è il mancato consenso alle opere,
il fatto che la procedura sia stata, abbia seguito dei criteri, diciamo, chiari e universalmente accettabili, non necessariamente garantisce il consenso alle opere, e il secondo, più generale, è la frustrazione della volontà di partecipare dei cittadini, perché se io impegno il mio tempo, le mie energie, le mie risorse per partecipare a una discussione e poi non c'è niente alla fine della discussione che denoti il fatto che questa mobilitazione di risorse abbia avuto un qualche effetto, è chiaro che il rischio invece che favorire, incrementare e sollecitare, il rischio è di deprimere la volontà di partecipazione dei cittadini. Certamente una cosa che andrebbe, potrebbe diciamo, prevenire, diminuire questi rischi che io pavento, è quella che ci sia una pratica sistematica del feedback, cioè che alla fine tutte le proposte ricevano non una risposta nel senso domande e risposte, ma una risposta nel senso la vostra proposta, la tua proposta è accettabile, inaccettabile per le ragioni che spieghiamo distesamente. Credo che questo sarebbe almeno un modo per contenere questo rischio, questi rischi che ho sottolineato, che io, la mia personale opinione, sono intrinseci a questo tipo di strumenti. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. E sicuramente anche quest'ultimo intervento, molti spunti interessanti. Sicuramente i cittadini in qualsiasi processo partecipativo hanno bisogno di un feedback, devono sapere che gli torni qualcosa di quello che hanno fatto, anzi il percorso di partecipazione deve essere ben chiaro e ben definito e le regole, diciamo, date a monte e non a valle, chiaramente. Io ringrazio i relatori che ci hanno accompagnato nell'introduzione in questa prima parte e passerei senza ombra di dubbio alla seconda parte che invece prevede un po' più dettaglio delle attività svolte nel piano di azione e le prospettive future. Chiedo ai Scusa nostri. Isabella, scusa se ti interrompo, abbiamo una domanda. Abbiamo Ah, benissimo Fabio, grazie mille. una domanda che credo che sia per il professor Moro. Allora, in termini di qualità di partecipazione pubblica, in linea generale, si è potuto constatare o evidenziare una forma di metrica da utilizzare per sollecitare opportunamente i cittadini anche in termini maieutici? Non ho capito la domanda, se qualcuno me la spiega meglio. Allora, io provo a ripeterla, è una domanda per addetti ai lavori. In termini di qualità di partecipazione pubblica, in linea generale, si è potuto constatare o evidenziare una forma di metrica da utilizzare per sollecitare opportunamente i cittadini anche in termini maieutici? Guarda, io mi spiace continuare a non capirla questa domanda, però posso dire che, ma questa è la mia opinione personale naturalmente, che la partecipazione serve a far accadere qualcosa, a far sì che certe cose avvengano. Se non, le cose non avvengono, è chiaro che è un problema. Io uso questo criterio per studiare fenomeni partecipativi in generale, legati ai dibattiti pubblici o a iniziative delle istituzioni come consultazioni, bilanci partecipativi, eccetera, tutti questi strumenti che conosciamo. Mi spiace, ma di più non so dire. Benissimo, Isabella, non ci sono grazie. altre domande? Ci sono ancora altre No, domande? non ci Ah, sono. Vai pure. perfetto, benissimo. Allora, grazie di nuovo a Giovanni Moro, grazie Fabio per il supporto al quale dopo darò la parola come relatore. E adesso direi di passare alla seconda parte, cioè alla tavola rotonda, e alla termine tavola rotonda facciamo le domande.
Prego ancora una volta i nostri relatori, conto su di voi per il rispetto dei tempi, quindi 5-10 minuti massimo. Abbiamo tante persone che sono collegate e quindi cerchiamo di resistere con tutte le persone che ci sono, perché altrimenti un incontro online, se si dilunga troppo, può diventare pesante. Quindi io do la parola a Claudia Casini, che è all'ingegner Claudia Casini, che è ingegnere ed architetto edile, si occupa da 15 anni di progettazione partecipata nelle politiche di sostenibilità urbana, sia come ricercatore che come consulente, ricercatrice, scusate, che come consulente di numerosi enti pubblici, ed è attualmente anche vicepresidente di IT2, che è l'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica, e io dico anche colonna portante del nostro team di lavoro. Quindi, Claudia, a te la parola, anche tu so che hai delle slide. Sì, grazie mille, grazie Isabella. Ora hai creato delle aspettative sull'intervento che farò, invece cercherò anzi di essere breve, ma vi ringrazio, sono contenta di poter dare un contributo stasera in questo momento di, come dire, conclusione di una parte della nostra attività, ma probabilmente di apertura di una nuova fase, spero. Approfitto brevemente per presentare l'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica, anche se so che ci sono molti dei nostri soci che stanno seguendo il webinar, magari invece qualcuno che lo sta seguendo non ci conosce. Siamo un'associazione di promozione sociale che è nata nel 2011, che si occupa appunto di diffondere la cultura della partecipazione e che ha la caratteristica di riunire insieme diversi tipi di persone che si interessano di partecipazione pubblica, professionisti, studiosi, accademici, amministratori, funzionari pubblici e cittadini. Abbiamo partecipato alle attività di OGP del quinto piano d'azione diciamo, nell'azione 3, rafforzamento della partecipazione della società civile, sia per quanto riguarda l'impegno sul dibattito pubblico che sull'hub della partecipazione, e diciamo che i due impegni si stanno un po' ricucendo tra loro. Abbiamo aderito anche all'Osservatorio Civico PNRR, quindi alcune delle iniziative che abbiamo svolto le abbiamo svolte insieme all'Osservatorio. Non posso raccontarvi nel dettaglio quali sono tutte le attività che abbiamo svolto in questo periodo di collaborazione all'interno dell'open government, però ci tengo a raccontarvi il momento particolare in cui si sono svolte, perché come organizzazioni della società civile noi ci siamo trovati ad aderire ad un impegno che prevedeva di diffondere la conoscenza di uno strumento come il dibattito pubblico in Italia, e abbiamo iniziato a lavorare in una cornice normativa abbastanza ben definita, sia dal punto di vista dello svolgimento ordinario del dibattito pubblico che anche con, diciamo, le novità che erano state introdotte dal PNRR, che aveva modificato anche la procedura del dibattito pubblico sulle opere finanziate da PNRR. Un altro elemento di contesto iniziale rispetto al nostro impegno era quello di una Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico operativa che, insomma, iniziava a popolare il proprio sito internet, rendeva disponibili le informazioni e quindi, diciamo, era un punto di riferimento per lo svolgimento dei dibattiti pubblici a livello nazionale. Durante il nostro operato, il nostro impegno, invece, questo contesto normativo ha cominciato a modificarsi, perché si è cominciato a parlare di riforma del codice dei contratti e quindi, diciamo, abbiamo proprio vissuto in tempo reale il dibattito e abbiamo cercato anche di partecipare al dibattito sulle modifiche che il nuovo codice dei contratti ha portato allo strumento del dibattito pubblico.
queste modifiche hanno, come dire, assorbito abbastanza le energie, le nostre energie di organizzazione della società civile, sia con un dibattito interno che con iniziative pubbliche, perché in qualche modo abbiamo cercato di dare un contributo per limitare quello che noi temevamo fosse un depotenziamento dello strumento di dibattito pubblico, cioè noi ci trovavamo a essere impegnati per diffondere e far conoscere le potenzialità di uno strumento che, come hanno dimostrato anche i due interventi che mi hanno preceduto, insomma, ci sono i benefici del svolgimento di dibattiti pubblici sui territori, sono, come dire, rilevabili anche in termini di, diciamo, lasciti sul territorio positivi. Stavamo discutendo di alcuni dei limiti che secondo noi i dibattiti pubblici in Italia potevano avere, che il professor Moro ha evidenziato in modo molto evidente. Temevamo che la riforma del codice dei contratti andasse non a limitare questi problemi del dibattito pubblico, ma anzi ad accentuarli. Di fronte a questa situazione ci siamo trovati a discutere di come portare avanti il nostro impegno. Non nego che ci sono state anche alcune associazioni che hanno ipotizzato di abbandonare l'impegno perché delusi da come, diciamo, stavano andando le cose a livello normativo nazionale, ma in realtà il ragionamento che abbiamo fatto tra di noi è stato quello non di abbandonare, ma anzi di rilanciare. Quindi alla fine nessuna delle associazioni ha abbandonato e ci siamo invece impegnati in un'attività che è l'ultima che abbiamo svolto, ma che è quella anche che ora vi presento brevemente, che è quella della produzione di pillole video che spieghino in parole semplici a un pubblico il più possibile esteso e vasto, in modo comprensibile, che cos'è un dibattito pubblico. Dove si trovano queste pillole? Vi faccio vedere velocemente in che sezione dell'app della partecipazione si trovano. In sostanza, bisogna entrare nella parte della comunità di pratiche e accedere all'area di lavoro, partecipazione per la qualità delle opere pubbliche. Qui, è possibile accedere ad una sezione completamente dedicata alle videopillole, che al momento sono sei, sono quelle che abbiamo prodotto con le nostre forze, delle associazioni che, all'inizio di questo incontro Isabella Mori ha elencato, e insomma con l'impegno di nostri soci o sostenitori. C'è una pillola introduttiva sulla partecipazione nel quadro del di dispositivo della cittadinanza democratica di Emma Miconi, inquadramento del dibattito pubblico di Andrea Panzavolta, due pillole dedicate a come si svolge un dibattito pubblico con riferimento alle normative, ma anche alle buone pratiche, quindi non solo alla riforma attuale del codice dei contratti e quindi alla modalità descritta in codice dei contratti del dibattito pubblico, ma anche diciamo, su come secondo noi si dovrebbero svolgere i dibattiti pubblici anche volontari. E dopo l'intervento che seguirà, credo che riprenderà questo tema. C'è poi una videopillola che illustra, fa un po' un bilancio di 2 anni di lavoro della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico, riprendendo proprio la relazione che la Commissione Nazionale ha presentato alle Camere. E poi una pillola che ho curato personalmente sul dibattito pubblico nella normativa della Regione Toscana, che è, diciamo, un caso particolare. Questo è solo un inizio nella nostra idea di sviluppo di questa sezione della partecipazione. Ci piacerebbe che questa sezione fosse anche implementata, quindi queste 6 videopillole potrebbero diventare solo l'inizio di una serie di altri contributi che potremo raccogliere.
ci teniamo molto che questa sezione del lab diventi un punto di riferimento per anche gli studiosi, i ricercatori del dibattito pubblico in Italia, anche perché se la Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico cesserà di esistere e cesserà di aggiornare il proprio sito internet, sarà importante trovare un luogo in cui reperire le informazioni. Abbiamo visto dai due studi che sono stati presentati quanto è importante poter anche fare delle analisi comparate tra i vari casi di studio, quindi ci piacerebbe che il lab diventasse anche un luogo dove poter raccogliere questi materiali. Spero di essere stata abbastanza breve, però resto a disposizione. Claudia, non solo sei stata breve, ma sei stata come al solito chiara ed efficace e hai perfettamente rappresentato il lavoro, insomma, del team. Sappiamo bene, insomma, che dietro a queste videopillole c'è tanto altro, tanto lavoro, quindi davvero, davvero grazie per questa anche per questa presentazione. E adesso invece è la volta di Fabio Riva, che prima si è prestato a fare la domanda. Fabio Riva è membro di IAF, Associazione Internazionale dei Facilitatori, si occupa dal 2008 di rapporti con il territorio nella realizzazione di opere pubbliche e ha sempre lavorato per un miglioramento delle competenze relazionali e di comunicazione dei tecnici, e non mi sembra poco. Quindi ti lascio la parola, Fabio, e ovviamente ringrazio anche a te, non solo per oggi, ma per tutto il lavoro che stai svolgendo nel team. Grazie. Grazie, bisogna contribuire nella misura in cui uno riesce a farlo. Allora, intanto buonasera e grazie a tutti quelli che si sono collegati, grazie alla vostra partecipazione. L'Associazione Internazionale dei Facilitatori, IAF, è nata nel 1994, raccoglie facilitatori realmente di tutto il mondo, è nata in Canada. E ha sempre puntato sulle capacità, diciamo, sulle competenze, la conoscenza e i comportamenti che i facilitatori devono avere in modo da poter facilitare in maniera, diciamo, efficace in molti campi diciamo, e in molti ambienti in diversi. Qui vi parlo come, diciamo, come membro di IAF, ma anche come diciamo, avendo seguito in questi anni circa 60 opere, sia legate alla sicurezza idraulica, sia opere della rete elettrica nazionale. La cosa particolare è che nessuna di queste opere aveva l'obbligo del dibattito pubblico e quindi qui parliamo di azioni volontarie. Questo è un tema particolarmente importante, soprattutto dopo il ridimensionamento diciamo, del dibattito pubblico in termini obbligatori. Il nostro tema generale è anche quello della qualità dei progetti e ci sono tantissimi studi che dimostrano e che sostengono che l'attivismo e che il lavoro fatto dalle associazioni e dagli attivisti aiuta la qualità dei progetti, migliora la qualità dei progetti se posto nei giusti termini. Quali siano poi questi giusti termini? Ne possiamo parlare tantissimo, non è questa la sede, non vi voglio spaventare. È un concetto in evoluzione, come oltretutto i relatori precedenti hanno ben messo in evidenza. Ci sono delle caratteristiche comuni di quali sono i giusti termini. Però anche guardando, diciamo, su cosa bisogna fare in futuro, io ho messo a fuoco tre elementi che secondo me hanno avuto un'evoluzione importante e che hanno cambiato il modo di gestire le relazioni con il territorio. Il primo elemento è il tempo. Fino a poco tempo fa, ancora adesso per molti progetti, non parliamo solo dei grandi progetti di cui abbiamo parlato in cui si è fatto il dibattito pubblico, parliamo della grande quantità di progetti che vengono fatti comunque sul territorio. Questi progetti vengono presentati in uno stadio avanzato di progettazione, tipicamente il progetto definitivo,
giusto perché è obbligatorio per la valutazione di impatto ambientale, dove i cittadini poi avranno 60 giorni, adesso poi sono stati ridotti in alcuni casi a 30, e quindi poco tempo per studiarsi questa grande quantità di cose complicate e dare delle osservazioni. C'è anche da dire che i progettisti sono molto a disagio nel confrontarsi con pubblici laici senza avere tutte le risposte, e le organizzazioni non hanno, dire, non hanno piacere, non vogliono correre il rischio di dover cambiare il progetto. Ve lo dico un po' con cognizione di causa, perché prima di questa esperienza che ormai dura da molti anni, io per tanti anni mi sono occupato di studi ambientali come tecnico. Quindi, diciamo, questo mi ha aiutato a capire un po' il sentiment dei tecnici in questo percorso. La situazione si è evoluta, i tecnici, anche con il duro lavoro, hanno imparato a dialogare con i non tecnici, i progetti vengono presentati al dibattito con i cittadini in fasi sempre più anticipate, quindi nel progetto preliminare, in cui il progetto può essere effettivamente cambiato. L'ultimo passo che è stato fatto in alcuni progetti di Terna è quello di presentare un non progetto, cioè di presentare soltanto gli elementi pianificatori. Non vi sto adesso a dire quanto è complicato dialogare senza avere un progetto sul tavolo, però diciamo è un'esperienza che è stata fatta, è stata molto utile, con un progetto ancora da fare insieme ai cittadini. Quindi questo per dire i tempi quanto siano fondamentali anche in una prospettiva, diciamo, di sviluppo futuro. Il secondo elemento è il ruolo. In un processo autorizzativo tutti hanno un ruolo abbastanza chiaro, a cominciare da quello di istituzioni e amministrazioni. È importante chiaramente il ruolo dei facilitatori, però è con il capo progetto che vogliono parlare i cittadini, cioè vogliono parlare con i tecnici, con chi ha in mano il progetto, cioè con chi può cambiare o addirittura annullare il progetto. Prima si è parlato dell'opzione zero. L'opzione zero esiste sempre, poi sta nel dialogo e anche nella comprensione della strategicità dei progetti, perché non stiamo parlando soltanto di progetti locali, stiamo parlando di progetti che hanno una valenza nazionale o addirittura internazionale. No? Quindi è chiaro comprendere il valore del progetto, e qui mi riallaccio a quello che è stato detto prima riguardo alla necessità di una efficace comunicazione. Ma qui ci arriviamo. Quindi i tecnici si devono attrezzare, cioè devono imparare competenze relazionali, competenze di comunicazione per stabilire un rapporto di reciproca fiducia, dialogare e valorizzare, saper poi valorizzare anche i contributi dati dai cittadini, che devono avere una risposta. Questo rispondo al professor Moro riguardo alla necessità di un corretto feedback, che è fondamentale assolutamente per non deludere le aspettative che vengono create. In tutto questo anche i cittadini hanno cambiato ruolo, inizialmente da difensori a tutti i costi del territorio, no? Paladini armati con armi e corazze. Invece, se facciamo un buon lavoro, i cittadini possono diventare i depositari di quella conoscenza sul territorio, che è fondamentale per fare i progetti migliori. Quindi anche qui la chiarezza dei ruoli è un altro elemento fondamentale. Il terzo elemento chiave è il contenuto. Cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè, dibattere di idee, progetti complessi, selezionare, sintetizzare le cose importanti, semplificare senza banalizzare, utilizzare un vocabolario comprensibile, richiede competenze che i tecnici devono acquisire, devono imparare, devono metterle vicine nella loro cassetta dei ferri, devono avere anche queste capacità di comunicazione, di dialogo e di relazione con il territorio. Poi occorre pre saper preparare del materiale esaustivo ma comprensibile. Occorre organizzare bene dei momenti di incontro con dinamiche, anche con geometrie
efficaci, in questi facilitatori possono aiutare, ci sono delle agenzie che sanno organizzare molto bene anche degli eventi, possono aiutare, però il contenuto per il dialogo è competenza fondamentale dei tecnici proprio per il ruolo che ricoprono. E qui arriviamo al futuro. Allora, il racconto che vi ho fatto è basato chiaramente sulla mia esperienza, su un'esperienza limitata, che però dimostra che organizzazioni non obbligate ad un dibattito pubblico hanno scelto di farlo volontariamente, perché hanno visto i vantaggi in termini di tempi e di costi, cioè riducendo anche il rischio di avere progetti bloccati o progetti abortiti. Quindi, nel mio futuro, nel futuro del lavoro anche di questo gruppo, vedo l'esportazione di questa idea anche alle molte organizzazioni che non hanno obbligatorietà diciamo, di dibattito pubblico, fanno dei lavori comunque impattanti sul territorio, ma che non arrivano alla soglia, diciamo, dove scatta l'obbligatorietà e vedono, ancora il processo di dibattito con il territorio come un onere, se possibile, da evitare. E quindi in questo aggiungo un altro elemento che è già stato citato, che spesso si è rivelato carente, che è la promozione, che è parente prossima della comunicazione. Cioè nei progetti, che ho avuto l'opportunità di seguire, l'investimento in promozione è cresciuta, nel tempo, per permettere, la conoscenza del processo, per permettere a tutti i cittadini di partecipare, perché far partecipare i cittadini è un lavoro e quindi, dire, occorre budget anche su questo. Quindi dobbiamo fare in modo di aumentare la partecipazione dei cittadini e la loro propensione a essere coinvolti per migliorarli, per dibattere, per migliorare, non solo giustamente per protestare. Bene, qui ho finito. Grazie a tutti e se avete delle domande poi cercherò di rispondere. Grazie Fabio, assolutamente sì, sono d'accordo su quest'ultimo punto. Credo che rispetto al passato già i cittadini partecipino molto più e in maniera anche matura, no? A queste tematiche, però assolutamente serve migliorare la comunicazione, l'informazione ed essere anche più diretti nelle comunicazioni che vengono a loro rivolte. Allora, noi abbiamo gli ultimi due interventi della tavola rotonda, siamo un pochino lunghi sui tempi, ma ce la possiamo fare a rimanere a concludere i nostri lavori alle 18, come quindi io darei la parola a Marco Polvani di ActionAid, che è esperto in politiche e processi partecipativi presso l'unità Resilience di ActionAid Italia, appunto, nella quale si occupa di progettazione e sviluppo di metodologie partecipative nei progetti territoriali dell'unità, in particolare dell'unità in particolare del welfare comunitario e amministrazione condivisa. Marco oggi, così come me, sta anche un po' nella doppia veste perché Cittadinanza Attiva e ActionAid sono state tra le organizzazioni che hanno promosso l'Osservatorio Civico sul PNRR, alla quale poi hanno aderito tantissime organizzazioni che oggi si sono iscritte a seguire questo seminario, ma che anche hanno partecipato. Quindi ci racconterà un po' questa esperienza e ti lascio subito la parola. Salve, buonasera a tutte e tutti, grazie Isabella. Colgo l'occasione appunto anche per ringraziare tutte le persone che hanno organizzato questa importante iniziativa e quindi tutto anche il gruppo che si è occupato del dibattito pubblico all'interno del NAP, del Open Government Partnership. E io appunto, come detto, faccio parte di ActionAid che si è interessata al tema del dibattito pubblico in quanto, diciamo, è parte della nostra strategia programmatica promuovere spazi di partecipazione democratica di persone e di comunità nella definizione sia delle politiche pubbliche ma anche delle opere che li riguardano direttamente e quindi attraverso la costituzione di spazi di confronto e di deliberazione anche dove è possibile. Ora, il dibattito pubblico, sappiamo, è uno dei pochi strumenti di partecipazione normati a livello nazionale e quindi era nostro interesse ed è tuttora nostro interesse non solo promuoverlo ma anche implementarlo superando alcuni limiti che noi avevamo ravvisato nella sua
nella sua attuazione, su cui non mi sto a dilungare perché sono stati perfettamente già descritti anche dall'intervento del professor Giovanni Moro. E questo anche nella precedente formulazione, cioè nella formulazione precedente all'attuale riforma del codice dei contratti pubblici. Di qui la nostra partecipazione all'area di lavoro del National Action Plan di OGP. Se non che, come già ha detto prima di me Claudia Casini, mentre stavamo lavorando a questo tema, ci siamo trovati di fronte a una riforma di questo istituto che andava nella direzione diametralmente opposta a quanto noi avevamo auspicato nell'implementazione di questo strumento, almeno in due macro aree, diciamo la macro area della terzietà, della neutralità dell'istituto, perché di fatto la riforma del codice dei contratti pubblici prevede la sostanziale abolizione della Commissione Nazionale per i Dibattiti Pubblici, che era, secondo noi, un istituto indispensabile per la colletta e esecuzione dei dibattiti, anche per supportare il suo svolgimento, e quindi un organo abbastanza indipendente, insomma, no? Che poteva anche garantire un ruolo strategico di indizione del dibattito pubblico, eventualmente anche di nomina dei responsabili, del dibattito, di controllo e svolgimento dei dibattiti stessi, o anche poteva essere, come dire, un luogo dove si poteva fare sintesi e anche monitorare, tutti i dibattiti pubblici che si erano svolti e che si stavano svolgendo in Italia. Ma è appunto nella nuova formulazione della normativa del codice dei contratti pubblici, di fatto non si prevede appunto nessun ruolo per la Commissione Nazionale dei Dibattiti Pubblici, per cui si lascia intendere appunto, se ne lascia intendere la sostanziale abolizione. In base alla nuova normativa, inoltre, i requisiti di neutralità del dibattito non possono essere garantiti neppure dalla figura che adesso si chiama del responsabile del dibattito pubblico, cioè il soggetto incaricato di progettare e gestire il processo partecipativo, perché non solo esso stesso è nominato dalla stazione appaltante, ma poi, in base alla nuova normativa, spetta a lui anche il compito di indicare le proposte e le osservazioni ritenute meritevoli di accoglimento, e quindi in questo caso se ne va a minare in qualche maniera anche il ruolo di neutralità e terzietà anche nello svolgimento della procedura, e questo era, diciamo, un passo indietro che noi avevamo ravvisato nella nuova normativa legata al dibattito pubblico. Un'altra criticità che noi avevamo ravvisato era quella legata alla partecipazione stessa delle persone, perché il comma 4 dell'articolo 40 del codice dei contratti pubblici limitava la possibilità di intervenire nei dibattiti pubblici ai soli enti pubblici locali, ai portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati da cui possa derivare un pregiudizio dall'intervento. Insomma, di fatto venivano un po' esclusi dalla partecipazione i singoli cittadini, le comunità, gli stakeholder comunque organizzati. Sappiamo che molto spesso sono interessati a partecipare a questo tipo di strumenti partecipativi, anche comitati informali che non hanno una strutturazione giuridica vera e propria, anche in base alla nuova normativa sembrerebbero appunto essere esclusi, e anche in palese contraddizione con regolamenti internazionali che sono pure recepiti dall'Italia, come ad esempio la Convenzione di Aarhus, per esempio. Inoltre poi un allegato all'articolo 4,4 di un allegato punto 6 della normativa, insomma, c'erano ulteriori anche limitazioni alla possibilità di partecipazione, perché non era prevista la possibilità di discussione contraddittorio tra i soggetti legittimati a partecipare, in quanto si prevedeva in questo allegato la partecipazione solo attraverso osservazioni scritte inviate tramite strumenti informatici nel termine perentorio di 60 giorni, il che, insomma, sembrava escludere a priori ogni fase dibattimentale tra le parti. Ora, questo allegato 1.6 in realtà sembra essere abrogato insieme all'approvazione dell'articolo e deve essere sostituito da un nuovo regolamento. Però c'era anche questa criticità che noi avevamo rilevato nella normativa. Insomma, sostanzialmente una serie di passi indietro fatti nell'implementazione di questo pur importante strumento. Da qui, appunto, come già accennava Isabella, nella veste come osservatorio civico, ci siamo attivati anche per cercare di intervenire nella definizione della normativa nel periodo in cui era in approvazione, e quindi come osservatorio civico in collaborazione con tutte le altre associazioni dell'osservatorio, molte delle quali facenti parte anche di questo gruppo di lavoro del National Action Plan di OGP. Abbiamo scritto una memoria, l'abbiamo depositata alla commissione competente in Parlamento quando era in fase di discussione la riforma della normativa, e abbiamo, come dire, partecipato anche a una consultazione pubblica che il Ministero aveva fatto sul codice degli appalti con non poche difficoltà, perché era una consultazione in realtà ristretta ad inviti. Noi siamo riusciti in qualche maniera a farla aprire, e quindi abbiamo, come dire, consentito sia a noi stessi che anche ad altre associazioni di
depositare in anche in questa consultazione pubblica le proprie osservazioni critiche su questa riforma. In sostanza, però, tuttavia, nessuna delle nostre osservazioni, alcune associazioni come IP2 sono state, per esempio, anche audite in commissione, insomma, riportando più o meno le stesse criticità che vi ho accennato brevemente qua. In realtà, appunto, nessuna delle nostre osservazioni poi è stata recepita in fase di stesura del testo definitivo della riforma, per cui abbiamo constatato, appunto, che da un punto di vista della normativa abbiamo almeno un deciso passo indietro, come già citava Claudia. E quindi, nel senso, l'impegno deve essere ora quello di questo gruppo di provare anche, come dire, non solo a diffondere modalità diverse di attuare dibattiti pubblici, oppure anche intervenire eventualmente anche nella normativa, perché appunto, come citavo prima, deve essere fatto un regolamento governativo che è sostitutivo dell'attuale allegato 1.6, che va un po' a definire i casi di dibattito pubblico obbligatorio, le modalità di partecipazione e svolgimento. Quindi su questo si può provare ad intervenire per recuperare e correggere alcune delle distorsioni previste dalla normativa. Quindi c'è ancora un po' di lavoro da fare, oltre a quello di promuovere, come viene già fatto, anche la possibilità di attuare dibattiti pubblici in forme diverse, volontarie, con anche appunto caratteristiche diverse da quelle un po' troppo stringenti previste invece per i dibattiti pubblici obbligatori dalla normativa. Questo è quanto, insomma, per riassumere molto brevemente il perché della nostra partecipazione in questo gruppo e anche le attività che abbiamo fatto ancora, con una prospettiva anche di quello che si potrebbe fare. Grazie Marco, grazie anche a te per il contributo. Io adesso darei la parola all'ultima, non in ordine di importanza, ovviamente relatrice, dopodiché lasciamo spazio a qualche domanda per poi avviare le conclusioni con Yolanda Romano. Adesso però passo la parola alla dottoressa Giorgia Gaeta, che è laureata in scienze politiche ed è responsabile della comunicazione di Sogin, la società di Stato incaricata dello smaltimento degli impianti nucleari e della localizzazione e realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti. Grazie. E anche le slide, ti faccio sapere se riesco a condividere, altrimenti le metto la poi. Sì, le condivido successivamente, magari faccio una breve introduzione e aggiungo qualche elemento, perché prima di tutto volevo ringraziare dell'invito, è anche utile per noi per dar valore a un'esperienza su cui ci hanno dato proprio faro le linee guida sulla consultazione pubblica. E diciamo, come Sogin, noi ci occupiamo appunto di chiudere l'ex ciclo, del passato ciclo di produzione nucleare, e abbiamo poi anche avuto successivamente, con il decreto legislativo 31 del 2010, il compito di localizzare, progettare, gestire, quindi poi anche esercire, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Faccio questa premessa per far comprendere anche magari a chi non segue l'argomento nucleare, che è un'infrastruttura comunque strategica per il nostro paese, in quanto ci consente di allinearci alle direttive europee, ci consente anche di avere un unico luogo dove mettere in sicurezza tutti i rifiuti radioattivi che non provengono solo dallo smantellamento degli ex impianti nucleari, ma anche dalla medicina, dagli impieghi nella ricerca, gli impieghi industriali. E la normativa a cui facevo riferimento prima è del 2010 e ha introdotto per la prima volta un processo di partecipazione stessa nella fase di localizzazione. Quindi, come Sogin, abbiamo preso in carico questa attività di consultazione pubblica che si è svolta nell'arco di un anno intero, quindi a partire dal 2021. E provo a condividere sinteticamente le slide. No, purtroppo credo. Eccole qua. Non so se le vedete. No. Sì, le vediamo. Perfetto. Modalità presentazione. Perfetto. Perfetto, benissimo. Allora, qui rapidamente per collocare appunto tutto il processo di consultazione pubblica, che vi dicevo che è durato quasi un anno, ed è partito dalla pubblicazione della cosiddetta Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee.
Quindi Sogin cosa ha fatto? Ha elaborato una proposta di mappa in cui individuava i siti sulla base dei criteri che gli ha fornito l'attuale ISIN, quindi l'ispettorato che segue tutti gli aspetti di sicurezza nucleare, e in base a quei criteri noi abbiamo selezionato una serie di aree che sono delle aree potenzialmente idonee. Poi, dopo appunto una fase di valutazione sempre dall'ente di controllo, alla fine è stata approvata e pubblicata. Con la pubblicazione si è avviata questa consultazione pubblica che si è articolata in diverse fasi, culminate nell'esperienza maggiore, che è quella del seminario nazionale. La evidenzio soprattutto perché in una prima fase abbiamo avuto la possibilità da parte di tutti i soggetti interessati di inviare proposte e osservazioni tecniche. Il seminario nazionale ha rappresentato la fase di fatto di confronto. E quindi, prima di tutto, nasce, c'è cioè la consultazione pubblica, per noi è stato esattamente il momento di avvio della procedura di localizzazione e assolutamente il primo messaggio che si è voluto far passare è che non era nulla stato deciso, ma era tutto in una fase di discussione. E in particolare nel seminario nazionale abbiamo avuto l'occasione di approfondire tutti gli aspetti tecnici del progetto del deposito. In una prima fase, se la citava anche in qualche intervento precedente, è stata data importanza alla promozione del seminario. Promozione che è avvenuta con appunto un avviso pubblico sia sui quotidiani nazionali che poi neanche nei quotidiani locali, avendo la carta dei siti potenzialmente idonei una valenza soprattutto regionale, in quanto individuava 67 aree potenzialmente idonee in alcune regioni, quali Basilicata, Puglia, Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Toscana. Quindi non ricopriva poi completamente tutto il territorio nazionale. In seguito poi abbiamo curato tutta la parte di promozione anche diciamo one to one, quindi con delle lettere di invito. Temo che abbiamo perso la dottoressa. Ecco, Sente? Ok. adesso sì, però si sono tolta la condivisione. Si è tolta la condivisione, la riprendo. Se ha problemi di rete possiamo condividerle noi. No, sta. Dovrebbe riandare. Allora, tutti i soggetti invitati sono appunto quelli stabiliti dal decreto legislativo stesso, quindi in tutto abbiamo mandato oltre 450 inviti e poi anche a tutti coloro, lo abbiamo esteso a tutti coloro che avevano partecipato alla consultazione pubblica, inviando, secondo la procedura, le osservazioni e le proposte tecniche. Nel tempo successivo, inoltre, abbiamo anche raccolto tutte le memorie e contributi che sono stati poi resi disponibili online. Come abbiamo poi organizzato il seminario? Ecco, il periodo di riferimento era un periodo pandemico, quindi sicuramente abbiamo dovuto optare per una scelta digitale mista, nel senso che i relatori erano in fisico, però tutto il resto ci siamo avvalsi di una piattaforma digitale. E, i lavori si sono articolati a un livello, diciamo, in diverse sessioni, una nazionale e delle sessioni territoriali, con una plenaria di apertura e una plenaria di chiusura. E, diciamo, il valore territoriale è stato per noi fondamentale perché appunto le aree riguardavano tutti degli aspetti tecnici, fisici, geologici, ma anche socio-economici e afferenti alle singole, ai singole regioni. I lavori sono stati trasmessi tutti in diretta streaming, quindi sono stati completamente in live, con un sito apposito che è stato creato per dare tutte le informazioni esclusivamente sul seminario, quindi anche il profilo degli speaker, tutte le memorie, i contributi ricevuti, tutto il calendario delle prossime sessioni. E quindi questa era alcuna della documentazione che abbiamo pubblicato e poi abbiamo anche garantito tutta la parte di interazione con i partecipanti e il pubblico con un, diciamo, canale di chat e quindi direttamente dalla piattaforma messa a disposizione per lo streaming, ma anche per tutto il pubblico che seguiva i lavori tramite email. La maggior parte delle risposte sono state tutte trattate in diretta. Volevo fare poi un focus proprio per i temi che sono stati finora trattati sul metodo che abbiamo utilizzato per pensare, per progettare il seminario nazionale. E il nostro faro, come dicevo all'inizio, sono state le linee guida sulla consultazione pubblica. Per
Prima di tutto abbiamo dato valore alla terzietà, quindi abbiamo coinvolto una figura professionale esterna con una competenza specifica nella gestione dei processi consultivi e appunto la scelta è ricaduta sulla dottoressa Yolanda Romano, che appunto partecipa, quindi sono ben contenta. Elementi ricorrenti poi, cioè quindi abbiamo creato uno schema ricorrente per lo svolgimento di ciascuna sessione. Ciò ci ha consentito di garantire l'omogeneità, una appunto parità di informazione ai diversi partecipanti, ma anche un equilibrio nella rappresentanza. E quindi diciamo ogni sessione ha avuto un'introduzione dei lavori, degli interventi di esperti, non solo ovviamente Sogin, ma anche terzi, gli interventi dei portatori di interesse, avendo attenzione per dare lo stesso spazio sia in termini di tempo, ma anche di rappresentanza stessa. E poi si passava alle considerazioni e diciamo, proposte tecniche lato Sogin, essendo appunto il promotore del progetto, e infine una sessione di domande e risposte. Quindi diciamo che comunque tutte, diciamo, elementi che rientrano in un approccio aperto e di trasparenza. E sicuramente però la valenza maggiore è stata la flessibilità, quindi tutto quello che è stato possibile apportare durante lo svolgimento del seminario stesso in corso d'opera, in particolare per rispondere a quelle che erano anche le sollecitazioni stesse e le istanze dei soggetti coinvolti. Quindi siamo intervenuti in quattro ambiti di intervento: la piazza della partecipazione, che rispondeva all'applicazione anche delle linee guida per il sostegno alla partecipazione, la trasparenza, l'inclusione, l'orientamento al cittadino e la privacy. Che senso? Fin da subito ci sono arrivate appunto le istanze di una ristrettezza dei tempi di iscrizione, pertanto abbiamo prolungato appunto la possibilità di iscriversi a livello temporale. E poi siamo anche intervenuti nel contraddittorio. Inizialmente avevamo previsto delle domande solo ai soggetti già presenti tramite solo la piattaforma. Abbiamo successivamente inserito invece anche il canale di domande via mail, e questo ci ha appunto consentito di acquisire tutto un contraddittorio che riguardasse le persone collegate da casa. Poi siamo intervenuti anche sul lato della trasparenza. In particolare sulla trasparenza, diciamo, un elemento di pregio è stato tutto il lavoro sulle restituzioni fatte di singole sessioni. Quindi ogni sessione di lavoro vedeva la produzione di un documento di restituzione con la sintesi degli interventi principali, quelli che erano i temi emersi, e nel tempo sono stati anche completati con degli addendum. Quindi se qualora durante il live non fosse stato possibile rispondere alle domande, la risposta veniva trattata per iscritto all'interno della restituzione stessa come addendum. Quindi questo è un altro esempio. E infine, nella parte appunto anche qui di maggior chiarezza, grazie all'inserimento di ulteriori pillole video, di elementi anche di confronto su quelle che fossero le esperienze di localizzazione e di realizzazione di depositi esteri. In numeri, questo serve soprattutto per far capire, come dicevamo anche inizialmente, che la partecipazione richiede tanto impegno e produce almeno moltissima anche mole di documentazione. Quindi, al di là delle 6 nuove sessioni di lavoro, possiamo dire che nelle istituzioni abbiamo prodotto circa 200 pagine di documenti, che il seminario e tutta la consultazione ha riguardato più di 20.000 pagine, quindi tutti i documenti, gli studi, le relazioni, le cartografie. Hanno partecipato oltre 160 persone, sia a livello istituzionale che non, e abbiamo ricevuto circa 200 domande a cui si è stata risposta via mail. Diciamo, questo era per rappresentarvi, spero sinteticamente, tutta l'esperienza che ha avuto Sogin, come sono state funzionali le linee guida nell'applicazione appunto pratica in un processo partecipativo, e soprattutto vorrei mettere l'accento sul valore che è, da un lato, sull'accettabilità dell'opera, soprattutto perché parliamo di nucleare,
e scontiamo già moltissimi gap informativi, quindi il momento del confronto e dell'informazione è per noi prioritario. Dall'altra parte abbiamo avuto anche una restituzione come Sogin, quindi a livello tecnico, perché ci siamo trovati ad acquisire dei contenuti di altissima valenza, soprattutto da un punto di vista socio-economico, quindi diciamo che è un arricchimento da entrambe le parti. Grazie davvero, dottoressa Gaeta, ci ha veramente fatto entrare proprio nel vivo, ci ha raccontato perfettamente tutti gli step e ha detto una cosa che mi ha particolarmente colpito. La partecipazione è faticosa e soprattutto poi va mantenuta. È difficile essere costanti e mantenere sempre lo stesso livello di partecipazione, soprattutto poi su temi così. Quindi grazie davvero. Grazie a voi. E adesso, visto che ci avviamo alle conclusioni, io direi di lasciare uno spazio di 10 minuti a domande e risposte per poi lasciare le conclusioni a Yolanda Romano. Vedo però che c'è la mano alzata di Sabina Belotti, alla quale ovviamente do subito la parola e poi dopo chiedo a Fabio un aiuto se ci sono domande, perché io non le visualizzo bene. Vai. Grazie Isabella, volevo solo approfittare intanto anche per salutare, per ringraziarvi e ringraziare tutti i relatori che ci sono stati in questa interessante, direi così, rappresentazione complessiva non solo di quello che avete fatto come team, ma anche dei contributi che sono stati dati dalla società civile organizzata, per esempio come osservatorio, da quello che è avvenuto nel corso di quest'ultimo anno attraverso la revisione normativa del codice degli appalti. Quindi, insomma, come dire, avete costruito uno scenario complessivo che ci dà conto dell'importanza del parlare di partecipazione pubblica in generale e partecipazione pubblica nell'ambito delle opere infrastrutturali, ancora di più vorrei dire, perché quando ci occupiamo del coinvolgimento dei cittadini nelle politiche pubbliche, è ovvio che in primis dobbiamo pensare a quelle politiche che possono cambiare la vita dei cittadini e, come è stato dimostrato anche dall'intervento del rappresentante delle Camere di Commercio, anche dal punto di vista delle aziende. Quindi non parliamo soltanto appunto dell'interesse, della qualità della vita dei singoli cittadini, ma parliamo di molti interessi collettivi importanti. Ho visto nella chat una domanda specifica che faceva riferimento alla necessità di un intervento normativo. Devo dire che mi ha colpito perché va nella direzione di molte nostre riflessioni. Uno dei commenti conclusivi fatti dal dottor Riva, che ringrazio per questo, che mi sembrava cogliere una prospettiva che non si limita a un intervento normativo, ma che apre la porta a un intervento di tipo culturale, a un cambiamento culturale che è necessario che avvenga. Laddove si dice, e noi su questo abbiamo discusso anche nell'hub della partecipazione, anche a suo tempo, sostenendo appunto la tesi del fatto che al di là di quelle che erano le verifiche e le modifiche normative intervenienti, era molto importante come community per il governo aperto mantenere i riflettori puntati su questa politica del dibattito pubblico in quanto componente importante di quell'intervento appunto dei potenziale dei positivo dei cittadini nella definizione delle politiche pubbliche tout court, quindi non soltanto parlando di opere infrastrutturali. Ed è per questo che abbiamo costruito l'Hub ed è per questo che stiamo cercando di dare risonanza a tutte le esperienze, una fra tutte oggi, quella del dibattito pubblico, perché diventi visibile a tutti nel nostro paese l'importanza e la concreta realizzazione di questi processi. È stato detto correttamente che comportano investimenti, certamente. E il primo investimento che dobbiamo fare è di tipo culturale, perché dobbiamo convincere chi sta dentro le amministrazioni pubbliche e chi sta fuori dalle amministrazioni pubbliche, perché abbiamo anche un tema di coinvolgimento, è stato ricordato attraverso la parola promozione, del coinvolgimento convinto dei cittadini, perché non possiamo andarli a stanare uno per uno o basarci su procedimenti statistici di coinvolgimento di panel. Abbiamo bisogno di cittadini che vogliano partecipare ed è per questo che come Hub stiamo parlando
dell'importanza di attivare dei processi di tipo culturale, di coinvolgere i giovani, le nuove generazioni, di lavorare nel campo educativo per far capire che partecipare conviene a tutti e tutti devono imparare a farlo. Chi deve organizzare i processi e chi deve partecipare. E la challenge, la sfida che ci siamo dati come hub della partecipazione è stata la community del governo aperto a esprimersi in questo senso, perché sono state proposte diverse opzioni tra diverse priorità da parte del nostro forum multi-stakeholder all'attenzione della community, ma la community ha puntato, secondo me giustamente, l'attenzione proprio su una challenge legata alla partecipazione e su questo abbiamo dibattuto nell'occasione del Festival della Partecipazione di Bologna recentemente a settembre con i diversi attori che collaborano, che sono promotori dell'Hub della Partecipazione. E con IP2 abbiamo deciso di fare un percorso sia da un lato di revisione della carta della partecipazione, un percorso partecipato, quindi questa volta per puntare a una carta della partecipazione che sia una sorta di manifesto culturale che condivide il punto di vista delle amministrazioni pubbliche, il punto di vista dei cittadini, almeno della cittadinanza organizzata. E l'obiettivo vero poi, che è un obiettivo che è comune alla community mondiale di OGP, è quello di creare un framework normativo che supporti non tanto l'obbligatorietà della realizzazione dei processi di partecipazione a monte della definizione delle politiche pubbliche, ma proprio la convinzione culturale di farlo. E quindi abbiamo già scelto di utilizzare una via che è quella, come dire, della soft law più che dell'obbligo normativo. Quindi pensiamo e speriamo di riuscire nell'arco di quest'anno, nell'ambito dell'Hub della partecipazione, ad attivare questo processo di confronto che ci porti a delle linee guida per la partecipazione pubblica. Ovviamente vogliamo convincere degli stakeholder politici, a partire dal vertice del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche altri, perché siamo consapevoli che nell'ambito delle diverse politiche pubbliche italiane, soprattutto quelle oggi finanziate e supportate dall'Agenda Nazionale del PNRR, la richiesta di esecuzione di processi di partecipazione pubblica efficaci è una richiesta che ci viene anche dal livello europeo. Insomma, anche l'intervento della collega della Commissione europea che ci ha parlato dell'investimento che sta facendo l'Europa ci spinge e ci convince del fatto che questa è una prospettiva da percorrere. E io so e penso che tutti voi che avete parlato oggi, che siete intorno a questo tavolo virtuale oggi, potete dare un contributo dal vostro diverso punto di vista alla definizione di questo percorso e ad arrivare a questo risultato. Grazie di nuovo a Cittadinanza Attiva Isabella Mori. E spero di Grazie. vedervi presto, di incontrarvi presto, molti di voi. Sabina, non abbiamo ancora finito, io devo fare le conclusioni. Sì, no, sono io che ho finito perché vi devo lasciare e mi scuso per Ah, questo, mi scuso ok. per questo e quindi volevo salutare, anzi scusate l'intervento che non era previsto, ma ci tenevo a dare una risposta perché ho trovato l'intervento molto interessante. Grazie ancora. Grazie mille. Ancora la funzione pubblica, al Dipartimento, al Lab e buon proseguimento di serata alla dottoressa Pellotti. Allora, adesso per rispettare i tempi, io vedo due domande, non ne vedo altre, però credo di avere problemi con la chat. Una credo che sia per la dottoressa Gaeta. E dice: per un tema così importante come i depositi nazionali, non era più opportuno un questionario di mediante una piattaforma partecipata? Isabella, non ti si sente bene, puoi avvicinarti al microfono, per favore? Mi sentite adesso? Sì. Scusate, proprio sul finale, problemi tecnici no. Dicevo che credo sia una domanda per la dottoressa Gaeta. E dice il percorso di riflessione, no, scusatemi, per un tema così importante come i depositi nazionali, non era più opportuno un questionario di consultazione, ad esempio, mediante, piattaforma partecipa.pa? Allora, ci tengo a dire che al momento si parla di un deposito, quindi non vorrei passasse il messaggio ci fossero più depositi. Prima di tutto è un solo deposito unico. E tutta la procedura, ecco, di partecipazione e consultazione, noi l'abbiamo seguita in base a un decreto, che è, come citavo prima, che è il 31 del 2010, ma mi sento anche di aggiungere
che credo che il metodo e la modalità realizzativa abbiano portato una maggior partecipazione rispetto a un questionario, ci hanno consentito di avere molto di più un contraddittorio diretto con i territori, di acquisire tantissima documentazione a supporto. Quindi credo che in realtà rispetto a un questionario aver dato modo non solo di partecipare ai portatori di interesse, ma anche di portare l'informazione più ampia possibile attraverso una diretta streaming di complessivamente 45 ore, e peraltro tutto materiale che è di nuovo riscontrabile sul web, si può rivedere tutto con interviste, video e materiale. Penso che, insomma, sia in realtà stato forse uno strumento che abbia agevolato ancora di più la partecipazione. E di questo, ripeto, anche in ottemperanza, alle linee guida del Dipartimento. Non so se sono stata esaustiva, ecco. Allora, io vedo che c'è una mano alzata da parte di Fabio Riva e non so se mi vuole segnalare una domanda o se vuole rintervenire lui. Fammi sapere, Fabio, perché dovremmo dare la parola adesso a Yolanda Romano. No, soltanto un flash per la dottoressa Gaeta, di cui ho apprezzato la chiarezza dell'esposizione, anche l'importanza e diciamo, la grande organizzazione che io non conoscevo. Il tema è delicatissimo, cioè è un tema veramente al calor bianco, cioè in Italia non si può parlare di nucleare. Io me ne sono occupato in un lontano passato, ma mi rendo conto quanto sia complicato. Quindi poi sarò interessato poi a sapere se si può magari vedere sul vostro sito l'evoluzione di Assolutamente, questo assolutamente. percorso che credo che interessi tutti. Grazie comunque. Grazie a voi. Grazie alla dottoressa, ovviamente grazie a Fabio per questa ulteriore sottolineatura. Finalmente, ultima ma non ultima, do la parola a Yolanda Romano, che è dottoressa di ricerca in politiche pubbliche del territorio, laureata in architettura, è esperta di democrazia deliberativa e mediazione dei conflitti pubblici. È stata tra i fondatori di Avventura Urbana, di cui è stata presidente dalla Costituzione al gennaio 2016 e di cui tuttora è socia, e attualmente ricopre il ruolo di esperta in partecipazione della Task Force del Governo Aperto. È inoltre fondatrice e presidente di Scuola Capitale Sociale e anche lei, diciamo, ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo seminario, e quindi ti lascio molto volentieri la parola, Iola. Grazie Isabella, grazie a tutte e a tutti. Siamo molto contenti di come è andato questo seminario e non vorremmo abusare della vostra pazienza perché inizialmente doveva essere un seminario in presenza con possibilità di collegarsi e quindi ci eravamo azzardati a un programma di 2 ore e mezza che solo in remoto sono veramente troppe. Quindi io farò delle conclusioni velocissime giusto per richiamare alcuni inviti e vi ringrazio per essere rimasti così numerosi nonostante la lunghezza di questo incontro che comunque è stato direi molto qualificante e interessato. Allora, anzitutto io faccio parte in quanto esperta della Task Force, in particolare di questo team di lavoro del quinto NAP, quinto piano d'azione dell'Italia sul governo aperto, che adesso è confluito nell'area di lavoro partecipazione per la qualità delle opere pubbliche. Quindi il primo invito che rinnovo, l'abbiamo già scritto in chat diverse volte, è di iscriversi a quest'area di lavoro per dare continuità a questa conversazione anche in altre forme, in remoto, con contribuzione di pensieri, di articoli, e in questo modo potrete continuare a partecipare alle nostre attività. Il percorso fatto è già stato spiegato molto bene da Marco Polvani, da Claudia Casini, da Fabio Riva, dalla stessa Isabella, tutti facenti parte del nostro gruppo di lavoro, ed è un percorso che, diciamo, si è spostato da una fase più di resistenza a dei cambiamenti normativi che non erano apprezzati a un percorso di resilienza, cioè che ha visto nel dibattito pubblico volontario, quello di cui ha parlato molto bene Fabio, ma anche l'intervento di Giorgia Gaeta ha ricordato come
qualunque stazione appaltante, sia pubblica che privata, possa intraprendere un percorso di ascolto e di coinvolgimento più o meno deliberativo su un progetto di interesse pubblico. Quindi la prospettiva di quest'area di lavoro è proprio di impegnarsi sulla promozione della partecipazione nelle opere pubbliche anche in forma volontaria. E a questo proposito volevo rispondere a una domanda di Chiara Pignaris, che ha scritto in chat e che mi sembra molto opportuna. La domanda è proprio riferita all'ultima versione del dibattito pubblico. Se voi andate sul Lab Partecipazione nella nostra area di lavoro, troverete una news, la trovate sul Lab, che vi spiega quali sono le modifiche normative previste all'interno dell'articolo 40 del nuovo codice dei contratti pubblici. E in queste modifiche, ci ricorda Chiara Pignaris, non è prevista la partecipazione del cittadino qualunque, perché la partecipazione, salvo riconosciute situazioni emergenziali, che non si capisce bene che cosa significhi, viene rivolta solo ai soggetti associativi e alle istituzioni. Quindi una buona notizia per le Camere del Commercio, per cui Antonello Fontanilli spero che si senta richiamato in causa. Un'altra forte limitazione che introduce questa nuova legge è quella di non prevedere incontri in presenza, ma solo online, in una forma molto simile a una procedura di raccolta delle osservazioni. Tuttavia, la buona notizia è che, la domanda di Chiara è su questo, il responsabile, che non si chiama più coordinatore o coordinatrice, ma si chiama il o la responsabile del dibattito pubblico, può comunque organizzare degli incontri in presenza che coinvolgano i singoli cittadini? Allora, la buona notizia ce la danno le pratiche in corso, cioè i dibattiti pubblici che sono in corso in questo momento e che sono realizzati già ai sensi della nuova legge. Tutti stanno facendo anche incontri in presenza, tutti i responsabili stanno facendo anche incontri con i singoli cittadini. E questo perché, questo ve lo dico da passaparola fra diciamo practitioner che fanno i dibattiti pubblici anche da notizie di stampa, ma penso che dovremmo affrontare all'interno della nostra area di lavoro questo tema nei prossimi mesi, perché sono le stazioni appaltanti a chiederlo, cioè le varie RFI, ANAS, società autostrada, autorità portuale, aeroporti che hanno fatto i dibattiti pubblici con la vecchia legge, hanno capito che fare dei dibattiti pubblici senza i cittadini e senza incontri in presenza non serve a niente. E per cui stanno chiedendo ai responsabili, e talvolta questi responsabili sono nominati all'interno delle stesse stazioni appaltanti, perché questo l'articolo 40 prevede, si stanno comunque attrezzando per fare dei veri incontri interlocutori con contraddittorio e anche con forme di confronto deliberativo, come sono state fatte in altri dibattiti pubblici fatti ai sensi della legge passata. Tra l'altro vorrei ricordarvi che il termine deliberativo in italiano spesso viene confuso con una fase decisionale, mentre deliberativo significa una discussione basata su argomenti. E c'è una delle tre raccomandazioni della Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, che purtroppo ora sarà eliminata, che proprio chiedeva ai dibattiti pubblici di adottare delle metodologie di tipo deliberativo per organizzare gli incontri. Quindi al di là degli aspetti normativi, per fortuna c'è un mondo di buonsenso e di pratiche che ci viene in soccorso. Vorrei quindi richiamare al fatto che così come le raccomandazioni della Commissione Nazionale di Dibattito Pubblico era soft law, non si trattava di una prescrizione normativa, così come le linee guida per la consultazione che ha richiamato Giorgia Gaeta, che sono state fatte nel 2017 dal Dipartimento Funzione Pubblica, con il grande supporto di IP2, che ci tengo a evidenziare, perché IP2 è anche l'organizzazione che nell'ambito del Lab sta facendo la revisione di queste leggi. Su questo c'è un messaggio, di queste leggi, un messaggio di Chiara Pignaris che dà conto proprio di questo lavoro di revisione sulla carta della partecipazione per trasformarla in delle linee guida operativa. E proprio grazie a queste soft law, a cui faceva riferimento anche Angela Guimares, che oggi sono state approvate dalla Commissione Europea, che forse possiamo fare dei passi avanti nel mondo delle pratiche.
Quindi io chiudo molto velocemente queste conclusioni, sperando di regalarvi un quarto d'ora di vita da questo incontro in remoto, molto lungo ma spero produttivo, invitandovi ancora una volta a iscrivervi all'area di lavoro, a partecipare alle nostre iniziative, soprattutto relatori e relatrici ai quali non permetteremo di non iscriversi all'area di lavoro, vi inseguiremo. E quindi ridò la parola a te, Isabella, per le conclusioni e io mi fermo qua. Grazie. No, le mie conclusioni coincidono perfettamente con le tue, Yolanda, quindi assolutamente anche io voglio regalare questi 10 minuti. Devo dire grazie, devo ringraziare ulteriormente tutti, tutto il team di lavoro, i relatori e le persone che ci hanno seguito, perché ci hanno seguito numerose fino alla fine. E permettetemi un ringraziamento anche alle colleghe di Cittadinanza Attiva che da remoto hanno supportato su questa piattaforma, diciamo, questo incontro. Quindi grazie, è andato tutto bene, mi sembra, anche da un punto di vista tecnico. Perciò, come ha detto Yolanda, vi aspettiamo nella nostra area di lavoro e vi faremo avere a breve anche altre news. Quindi davvero grazie a tutti e buona serata. A presto. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie ancora. Grazie ancora.